qualcuno è stato un po' critico, ha detto figlio d'arte, con riferimento a suo padre, già amministratore di Aeroporti di Puglia. Ma su questo, visto che mi viene fatta posta una domanda diretta in merito alla mia parentela con mio padre, posso semplicemente rispondere che in 16 anni tutto ciò che ho fatto nel mio cammino professionale e lavorativo è stato al di fuori. No, del nessuno capito. Mette in dubbio le sue capacità. No, lei diciamo, mi ha posto rivolto un quesito. Quello che la Vox Populi, quello dice. Ma la Vox Populi va, come posso dire, informata, documentata e dedotta rispetto alla verità e alla realtà dei fatti, la quale è quella che io, in questo, rispondendo a questo suo quesito, le sto fornendo e che è agevolmente e facilmente evincibile dal mio curriculum vitae. Lei ricopre la carica di assessore ai lavori pubblici, sì. Però a Taranto lei dovrà girare col navigatore perché le varie periferie, le varie zone di Taranto non le conosce, non si sente un po' avulso dal territorio? Guardi, io ho preso nel 2013 in gestione un corridoio europeo per il trasporto ferroviario delle merci, di cui Taranto è uno dei terminali strategici per intercettare i traffici marittimi e sviluppare... Mi riferivo proprio alla vivibilità urbana, ai problemi terra-terra, quotidiani. Questo diciamo cade sui problemi terra-terra, questo progetto che io ho seguito per l'Europa perché coinvolge anche la città di Taranto. I problemi terra-terra vanno incardinati e come posso dire inquadrati in una cornice in cui Taranto è parte di un'economia regionale, nazionale e globale in cui diciamo, la circoscrizione dei problemi di Taranto alla mera gestione ordinaria delle sue periferie meritorie di essere tenute in efficienza, in buon funzionamento e riqualificate, non va diciamo, a sacrificare, non debba andare a comprimere le potenzialità che questa città deve cercare di intercettare per svilupparsi in un futuro più sostenibile. Noi non vogliamo peccare di campalinismo perché chiaramente siamo nell'era della globalizzazione, però perché a Taranto hanno fortuna i baresi e a Bari i tarantini vengono completamente ignorati? Guardi, io diciamo, sono abituato per mia estrazione professionale a dare delle risposte sul merito dei problemi e non diciamo, a fare delle questioni di statistica rispetto ai successi di una fascia di popolazione in un'area piuttosto che in un'altra. Io posso semplicemente dire che sono stato chiamato dal sindaco Melucci a ricoprire questa carica e questa delega in funzione delle competenze che il sindaco Melucci ha intercettato e individuato nel mio curriculum vitae. Ho operato per il porto di Taranto. Anche qui si potrebbe porre una questione circa la compatibilità col suo incarico nel comitato. Una questione di compatibilità tra il ruolo di assessore e quello che ricopre nel porto, nel comitato portuale. La questione è come è giusto che sia al vaglio delle strutture competenti in materia di verifica dell'insussistenza e dell'incompatibilità da un punto di vista legale della mia come posso dire, permanenza nelle due funzioni. Da un punto di vista di legge, la legge, il decreto legislativo 31 non individua nel mio caso specifico una incompatibilità, ma ciò non di meno siamo in costante contatto e con l'autorità di sistema portuale e con il comune per diciamo, prevenire ed evitare qualsiasi tipo di incompatibilità in tal senso.